Buongiorno ragazzi, sono Mike senza nome e vi do il benvenuto a un altro episodio di Cities Skylines. Quello che vedete qua non è un arcobaleno, non è che sono impazzito, ma è il sistema di trasporto dei passeggeri, insomma, della città. Allora, ho creato questa nuova linea del blimp che porta fin laggiù, nella zona nuova, diciamo. Di conseguenza devo aggiungere, o meglio, sistemare questa... Eccola qua, così la nuova linea, diciamo, del blimp, che adesso va giù di lì e torna giù di là. Quindi direi che dovrebbe essere collegata in qualche maniera e direi che c'è qualche problema qua. Mi sa tanto che c'è, ecco, è sto stop qua che è il problema. E cavolo che casino, ragazzi, cavolo che casino. Mi spiegate? Allora, se i nostri signori vengono da qua, perché diavolo non vanno in là, scusa, eh? Cioè, invece di creare questo casino qua, perché non prendono l'autostrada per andare fin là in fondo? Forse perché si fermano prima? Forse perché non ho fatto questa rampa? Dannazione, dannazione, Mike, che cavolo combini? Così, e tac! E tac anche qua. Quindi da qua usciamo e andiamo a prenderci là. E da qua entri. Vabbè, io non volevo proprio fare sta cosa così orrenda. Toglimi lo snap, toglimi questi cosi. Ok, grazie. Ecco, così posso costruire liberamente. Fantastico. Adesso però rimane un... cioè persiste un problema. Persiste che abbiamo i junction, quindi non vogliamo questo, ma vogliamo lo stop qua. Vogliamo uno stop qua. Vogliamo togliere togliere sto coso e vogliamo mettere uno stop là. Togliere questo, 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 questo. E ovviamente dare elettricità a tutti questi sfigati che tra un po' se ne vanno, se no. E... così dovrebbe andare bene. Dovrebbero avere... ah sì, ma questi sfigati, mamma mia, è la mia zona farming. È la mia zona dove ci sono le fattorie, fantastico. E adesso forse spero che qualcuno di questi si svegli fuori e inizi a usare... inizia a usare l'autostrada, perché l'autostrada dovrebbe essere... dovrebbe usare, insomma, per questo anche, non solo per... guardate che casino. Ah... cioè la gente viene di qua. Adesso io non vorrei dire, ma qua, cioè, osservate, osservate tutto il traffico che viene e non c'è assolutamente nessuno che fa questo tratto di strada. Perché? Perché? Andate a fanbrodo. Vediamo se adesso lo usate. Adesso iniziano a usare l'autostrada? Iniziano a usare l'autostrada che io avevo progettato con tanto affetto e tanto amore? Sì, adesso hanno iniziato improvvisamente a usare l'autostrada. E il problema sono quelli che volevano magari andare di qua in città, che adesso devono fare l'uscita prima. E intaseranno questo incrocio, ovviamente, perché devono sempre intasare qualcuno o qualcosa questi cosi. Dunque, altra cosa, altro problema. Qui, in questa zona qua, da lì, se io riesco a venire proprio qua all'angolo, ce la facciamo? Ce la facciamo, Nagi? Strada a 6 corsie a senso unico. Da qua. Io l'ho fatta, ragazzi, io l'ho fatta. Ho fatto un macello? Ma no, dai, vedrai che è tutto bene quello che finisce bene. Allora, coloriamo un po' anche qua. Così, mettiamoci un po' gli uffici in mezzo. Che proteggono dalla zona sporca. E poi ovviamente ci devo fare un po' di cose così. E adesso... no, no, non è YouTube, ragazzo, quello. Non è YouTube. Questa zona qua, invece. Ecco qua, così.
Fantastico. Zona commerciale, zona residenziale. Questi dicono: ehi là, ci abbiamo abbastanza lavoratori qua, non c'è gente. E io dico: nessun problema, ragazzo, nessun problema. Ma porca zozza, ragazzi, che ci abbiamo i semafori qua? Oh, che casino, che casino. Junctions, abbiamo messo uno stop. Guarda che casino che fa uno stop e basta. Guarda che casino che fa. Che praticamente da qua tutti vanno lì da qualche parte. Io potrei anche schiacciare sulla strada, non vorrei dire. Potrei anche tipo tac, schiaccio qua e vedo dove vanno tutti. E tutti vanno. Vanno ovviamente nel quartiere barra commerciale. Cioè, tutti i camion che vengono da lì, praticamente il 90% vanno nella zona commerciale di qua. Sì, ma non è che posso fare un raccordo autostradale per ogni roba, cioè nel senso, ragazzi, decidiamoci. Ma se io invece ci faccio un'altra rampa, cioè tipo da qua un'altra uscita, slope too steep, no, troppo tardi. Tipo così? C'è gente che apprezza di più? Il fatto che può uscire direttamente qua? Chi lo sa? Chi lo sa? Lo scopriremo proprio vivendo. E via il semaforo, via anche il suo semaforo. Beh, ma adesso senza lo stop non ci sono più, non ci sono più inciucci, incasinamenti. Però come prima, uguale a prima, invece di venire a prendere l'autostrada, gli sfigati preferiscono entrare direttamente lì. Cioè, per carità, la strada è più corta, se devi fare degli affari forse la via è migliore. Ma intanto mi fanno arrabbiare. Altra cosa importante è che ci avrei la ferrovia e non ho la più pallida idea di dove e come portarla. Allora, la ferrovia ce l'abbiamo qua. A ferrovia. Adesso questa puntata qua la dedichiamo alla ferrovia. Dunque, a ferrovia. Vabbè, facciamo così. Dato che i treni non vanno, facciamo così. Facciamo così. Veniamo fin qua. Qua ci alziamo. Sì, perché ci sono le linee del traghetto sotto, quindi non mi fa costruire un tubo qua. Dannazione al traghetto. No. Attenzione, fin qua sì. E anche qua sì, benissimo. E qua adesso... Oddio, dove sono finito? Oddio, dove sono finito? Bene. Io direi che con brutalità qua scendiamo giù. E... giriamo così. Fermi. Nessuno si muova. Multi platform trains. Che cazzo. Allora io volevo, avrei voluto, avrei desiderato fare la cosa del treno in un posto insomma dove ci sono anche altri trasporti. Tanto per dire insomma che facciamo una rete collegata in modo collegoso. Ma di questo passo mi sembra tanto difficile collegare il treno, a meno che io non distrugga tipo 4 palazzi per portare dei treni. Tac! E abbiamo fatto la prima stazione del treno in mezzo al nulla più totale. Cioè, nel senso, non è il nulla più totale, ma è un casino della Madonna arrivare lì adesso. E noi arriviamo lì. Dunque, andiamo di qua. Una cosa dritta possibilmente, sì, grazie. Così, quindi qua ci alziamo. Attraversiamo la strada. Adesso scendiamo, forse, sì. No. Devo passare vicino al cimitero. Allora, il treno devo farlo passare vicino al cimitero, quindi... andiamo così.
Passiamo qua sotto. Scherziamo. Adesso facciamo una curva stretta alla Transport Fever. E tac, all'ottavo binario. E da qua ci facciamo un altro collegamento così. E un altro collegamento così. Abbiamo fatto finalmente questa cosa, che è un casino della Madonna, perché attraversa mari e monti e arriva finalmente qua. E abbiamo i treni intercity e abbiamo questa cosa qua essenzialmente. Dunque, vediamo un attimo linee degli autobus. Dove ce li abbiamo gli autobus? Bus. Bus line. Ok, non abbiamo autobus nella nostra città. È incredibile, ma non abbiamo autobus. E credo che per questa zona nuova ci faremo anche l'autobus. Dunque, questa è una bus station. Una bus station fica. Bene. Eccola, honk. Bene, abbiamo il citizen motion. No, ho capito la tua create new line. Bene, bene, create new line. Una bus station. Una bus station direi che possiamo, per ignoranza. Buttiamo giù un cimitero per metterla? No. Invece buttiamo giù mezzo quartiere. Eccolo là. Solo che, a parte il fatto che aggiungiamo un bel po' di traffico alla città, creeremo un gran casino. Ma non ce ne frega niente, perché allora crea una nuova linea. Va da lì. Va da qui. Da lì torniamo qua. E abbiamo fatto la nostra prima linea di autobus. È una cosa così. Benissimo, fantastico. Ovviamente in comune con questa linea qua. No, io voglio fare una nuova linea, ragazzo. Cos'è questo? Bus station. Fico. Non so che farmene. Mi ha creato una nuova linea. Un'altra linea ancora. Ebbene sì, ragazzi, un'altra linea ancora. E la portiamo direttamente nel quartiere residenziale da questa parte, che si fa un giro di qua, poi va di qui e nel quartiere qua. Non credetemi, non vedo assolutamente niente di quello che sto facendo, però confido nel fatto che sto facendo bene. E direi che da qua possiamo anche tornare lì e chiudere la seconda linea. Fantastico. Ci sono più linee di autobus, ma nessuna delle quali passa per questo dannatissimo depot che avevo creato qui. Quindi allora vediamo un po'. Crea nuova linea. Bene. Ho aggiunto una fermata lì, una fermata qui. Dovrebbe ridurre il traffico in maniera potente, forse. Anzi, sappi che ti dico, ci metto le cose che non devono pagare i biglietti sui mezzi pubblici, così vediamo se riesco a ridurre un attimo la quantità di personaggi che usano le auto. Ho completato un'altra linea e sul serio, ragazzi, c'ho gli occhi che mi c'ho gli svarioni, non vedo niente, non capisco niente, perché Dio santissimo e tutti i santi del paradiso. Cos'è questa cosa? Allora, intanto il boulevard qua del Katzen non va bene perché ha senso unico. Non ci piace. Vediamo di potenziarlo e renderlo agibile in entrambi i sensi, perché se no non ha tanto senso. Ecco, adesso dovrebbe avere più senso, visto che in entrambi i sensi. Guardate anche qua che casino della Madonna. Oh mio Dio, oh mio Dio. Owner, returning to facility. E dov'è la tua facility? Qua, cioè tu sei incastrato lì per arrivare qui e in questo modo brutale? Non va bene, fatemi comprare questo campo accanto. Fatemelo comprare per Dio. Fatemelo comprare, che io qua adesso
faccio una strada che nessuno si aspetta. Attenzione, questa cosa nessuno si aspetta. Da qua io volevo venire, ma faccio una cosa del genere. Guardate, attenzione, attenzione. Tac e bam! Super mega raccordo, ragazzi. Chi se lo aspettava? Cioè nessuno se lo aspettava. Però stavo dicendo, è una super zona commerciale. Volevo aggiungere le polizze del free public transport. Ok, ce l'abbiamo già. E a YouTube ce l'abbiamo, free public transport, sì, anche qua. E questa zona è lasciata fuori, per voler credere. Banana District, free public transport, no. Fattoria di Mike. Ok, niente. Qua abbiamo una zona ancora senza nome, ragazzi. Non abbiamo nessuna zona senza nome dove facciamo i minerali, raccogliamo minerali. Quindi decidiamo come chiamare questa nuova zona. La zona sporca. Free public transport anche qui. Taglialo tutto. Free public transport anche qui. Non voglio più guadagnare. Non voglio più guadagnare, voglio solo avere meno traffico. E anche perché sto a quasi 2 milioni nelle casse comunali e non so che farmene. Vediamo un po', posso metterci qualche statua di quelle costose? Tanto perché aggiungono i Colossal Order, i produttori del gioco. E attenzione, abbiamo il Jan Sport Park Stadium Sunken. Io ho scaricato un paio di cose, tra cui questo che è l'IKEA. L'IKEA. L'IKEA, cazzo, l'IKEA. Allora, l'IKEA, dove la mettiamo l'IKEA? Posto perfetto per l'IKEA è accanto al deposito degli autobus. Yeah, mezzo al campo l'IKEA. L'IKEA rende tutto più bello. E poi abbiamo Jan Sporten Parken Ford Kalzen. Calcio. E lo mettiamo qua, lungo la nuova, il nuovo raccordo stradale. Eccolo qua, il nuovo calcio di campo. Il campo di calcio, decidete voi. Fantastico. Non verrà mai nessuno perché è in un posto dove è dimenticato da Dio. Diamo un po' di uffici qua in zona, così copriamo insomma questa cosa. Ecco qua. Si lamenta che non hanno acqua. Non hanno acqua allo stadio. E per Dio, non hai acqua. E neanche elettricità. Adesso sei collegato all'elettricità, fantastico. Potete giocare liberamente. Di che ce l'ha l'acqua? Sì che ce l'ha l'acqua, fantastico. E siamo a 46.000 iscritti, ragazzi. E io direi che così concludo anche questo episodio di City Skylines. Io sono Mike Senza Nome. Se vi è piaciuto lasciatemi un like. Se volete comprare qualche titolo andate sul link in descrizione su Instant Gaming, ragazzi. E così aiutate anche me, oltre al fatto che vi comprate qualche titolo nuovo, tanta roba. E possiamo vedere che stanno lavorando, è pieno di gru e di trivelle per l'estrazione di minerali. Fantastico. Io vi ringrazio per l'attenzione e seguiamo questo Iveco. No, Iveco, vieni qua. Oh, è sparito. È sparito il camion, dannazione. Fantastico, va bene, lo stesso. Ciao, 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 ciao. Ciao.